Buonasera a tutti, inizia il primo giorno di scuola, siamo in diretta dalla tenuta San Tomé, ospiti della famiglia Spinazzè, storico sponsor qui dove nacque tra l'altro il consorzio Universo Treviso 8 anni fa per l'inizio della stagione 2020-21 della De Longhi Treviso Basket. Finalmente si è avverato questo sogno, il sogno di esserci, il sogno che Treviso sia ancora al centro del basket italiano. E proprio a salutare la squadra, a salutare lo staff in questo primo giorno di scuola, c'è l'assessore allo sport del comune di Treviso, Manera. Sì. Allora, io sono assessore all'ambiente, quindi credo si offenda l'assessore Lizzetto. Lo sport mi ha traviato, sei assessore all'ambiente, ma sei soprattutto anche un grandissimo tifoso di basket. Sì, sono un grandissimo tifoso della mia città. Cioè, saresti venuto anche se... Sì, beh, io sarei magari con la sciarpa, ecco, a questo punto. Io sono un grandissimo tifoso, sono un grande appassionato di basket e chiaramente qui rappresento l'amministrazione tutta. E si scusa il sindaco di non poterci essere per presenti impegni. Che dire, sì, il primo giorno di scuola, siamo molto contenti, beh, questo periodo della scuola è un fatto importante, speriamo di riprendere rapidamente, speriamo di riprendere con un Palaverde pieno finalmente, perché è bello giocare anche col pubblico di Treviso, e spero che immediatamente questi nuovi ragazzi, questi nuovi giocatori capiscano immediatamente dove sono, da dove veniamo noi e dove vogliamo andare noi. Questo è importante perché si devono rendere conto che Treviso è un brand nel basket, è un brand che per molto tempo è stato un brand mondiale, venivamo riconosciuti come la 31esima franchigia NBA e quindi lì eravamo e lì vogliamo tornare. Quindi un grande bocca al lupo a tutti e allo staff, mi sembra che la squadra sia molto competitiva e non ci diamo limiti. La passione della città è qualcosa di straordinario, noi abbiamo ancora negli occhi e nel cuore quella magica notte della promozione dalla Serie A2 e anche i grandi pienoni dell'anno scorso, purtroppo stagione finita anzitempo, però un trionfo secondo me rispetto anche a altre città che hanno fatto fatica. Dal primo momento Treviso, anche col suo tessuto sia imprenditoriale che sociale che di tifosi, di gente, ha voluto esserci e c'è stata nonostante tutti i problemi legati alla pandemia e alla crisi. Sì, certo, questa è la fortuna di avere dei grandi imprenditori che supportano questo progetto, un consorzio che ci ha sempre creduto fin dall'inizio e quindi, che dire, Treviso è Treviso, noi non ci sentiamo secondi a nessuno, possiamo aver avuto dei momenti della nostra storia più vincenti o meno vincenti, ma il nostro animo, il nostro spirito e la nostra visione del basket è unica in Italia secondo me, e lo ha dimostrato nella ripresa che abbiamo avuto per riportarci a quelli che sono i nostri valori. Sicuramente la vittoria nella promozione è stata una grandissima festa, noi ci aspettiamo tante altre feste. Grandissime feste, non dico cosa perché è scaramantico, però noi ci crediamo come amministrazione, abbiamo investito tanto, abbiamo investito nel complesso sportivo Sant'Antonino dove la squadra si allena. Allora, è in ristrutturazione, stiamo investendo molto, investiremo ancora molto perché, ripeto, quel nome sulla maglia è il nome della nostra città, del nostro cuore, della nostra passione e, ripeto, ancora della nostra storia che deve continuare e continuerà sempre. Grazie all'assessore Manera. Grazie a voi dell'invito e forza Treviso sempre. Grazie, ed ora iniziamo anche il nostro giro di presentazione. Purtroppo quest'anno la presentazione della squadra, il raduno... Oh, là ci mettiamo a sedere. Buonasera coach. Il raduno non è quello che normalmente si usa, però dall'NBA in giù ci dobbiamo tutti adattare, quindi facciamo questo raduno virtuale. Sappiamo che ci sono tantissime persone lì che ti applaudono in diretta, Max. Come abbiamo detto, bellissimo esserci con la solidità del nostro club. E adesso tocca a voi, perché immagino che tu non veda l'ora di tornare in palestra, perché non so quante volte ti è capitato di stare 5 mesi senza basket. Beh sì, innanzitutto un saluto a tutti, veramente di cuore. È chiaro che è una situazione un po' particolare rispetto a il caldissimo di solito saluto a Sant'Antonino, però è un inizio. Oggi sarebbe stato tanto caldo, ma va bene così. È un inizio e soprattutto finalmente cominciamo a concentrarci su quello che è il nostro mestiere, dimenticandoci poi tutto quello che sta succedendo. Viviamo la giornata, quindi oggi è il primo giorno di raduno e domani si inizia finalmente a lavorare. Quindi sicuramente è un piccolo dispiacere non avere il contatto fisico con la nostra gente, ma insomma non c'è mai mancato né affetto né calore, e poi speriamo di presto invece di rincontrarci. Speriamo di rincontrarci al Palaverde, speriamo di vedere questa nuova squadra, una squadra effervescente, una squadra frizzante da quello che sembra. Sono arrivati anche quasi tutti gli americani, che purtroppo oggi non vedrete perché sono in quarantena. Oggi la squadra ha effettuato anche
ha sostenuto tutti gli esami, tamponi, sierologici alla casa di cura Giovanni XXIII, che ringraziamo per l'ospitalità. Poi andrete al mare, al villaggio San Francesco la settimana prossima. Insomma, si inizia alla grande, ma il pubblico vuole sapere che tipo di squadra metterai in campo. Ma insomma, più che la squadra, credo che sia... La premessa è che è un'annata molto importante questa, è un'annata importante per il club, è un'annata importante per tutto il gruppo dei giocatori, per tutti quanti noi. Quindi quando si iniziano le cose importanti c'è maggiore attenzione, c'è soprattutto anche grande voglia di costruire qualcosa di importante. Quindi poi come giocheremo lo scopriremo mentre ci conosceremo, perché poi avremo anche vari step da fare con il rientro dei giocatori americani, però questo deve essere quello che abbiamo nella testa. Un'annata molto importante per tutti noi, per la piazza, perché veramente credo che sarà una stagione dove all'interno di 2-3 partite si giocheranno tante cose. E quindi quando si gioca in spazi molto ristretti bisogna essere molto bravi. Quindi ci sarà la massima attenzione e soprattutto ancora aver la voglia di continuare a portare il nome di Treviso Basket nel massimo livello italiano. Difficile programma, andando un po' a fari spenti sulle date, quantità di squadre. No, è facilissimo. Finalmente torniamo a lavorare. Si va in campo, si gioca. Ma sì, l'ho detto, vivremo la giornata, è una cosa a cui dobbiamo abituarci, ma interessa poco. Ecco, ci diranno quello che c'è da fare, c'è una società, c'è una lega, c'è una federazione, c'è un governo, penseranno a loro quello che devono fare, basta che se c'è qualche cambiamento da fare ce lo diranno, se no noi andremo in palestra a lavorare con le regole che ci danno e da osservare. Per il resto non è difficile niente, torniamo a fare il nostro lavoro, è difficile vincere le partite, ma questo già lo sapevamo anche prima dell'arrivo del Covid. Grazie Max, adesso volevo anche presentare il tuo staff velocemente con Francesco Tabellini. Facciamo le passerelle perché imparando qua... la telecamera, come Maurizio Costanzo anche. Non c'è la musica, poteva essere un pianoforte. Buonasera Tabe, un saluto veloce ai nostri tifosi che ci aspettano, ormai tu sei un trevigiano d'adozione. Beh, niente, buonasera a tutti, sono contento di essere qui per un'ennesima stagione. E, come ha detto Max, ci aspettiamo tutti che sia una stagione, siccome è importante, di renderla una grande stagione. È la settima, giusto, tua Tabe? È la settima. Aia! La crisi del settimo anno. Speriamo di... Bene, io vi ringrazio. Bene. Dobbiamo lasciare spazio perché dobbiamo essere molto ligi con i distanziamenti. E vi faccio solo passare per salutarvi dal nuovo team manager Riccardo Pozzi, che fa il suo esordio oggi. Passa, saluta. Poi abbiamo il preparatore atletico confermato Dario De Conti. Grazie. Tu non li senti, ma stanno applaudendo da casa. Riccardo Pietro Bon, il nostro fisioterapista, ciao Ricky, che sta lavorando molto. Poi chi c'è? Mauro Pozzo Bon, anche lui che manipola i giocatori. Poi un nuovo innesto, Nicola. Buonasera a tutti. Buonasera. Presentati. Sono Nicolò Pavan, il nuovo fisioterapista. Nuovo fisioterapista, fresco di nomina, grazie Nicola. Poi abbiamo anche Andrea Gracis e Giovanni Favaro, ma sono qui impegnati, poi li sentiremo più avanti. Ma Andrea Gracis adesso si siede qui con noi e parla. Allora Andrea, sembrava dura, ma alla fine ce l'abbiamo fatta, nel senso che finalmente si riprende a fare quello che si sa fare meglio, cioè giocare a basket, preparare la stagione. Sì, ancora ovviamente non possiamo dirlo appieno, però diciamo da lunedì, ecco, sarà la volta del gioco di squadra, speriamo di poterlo fare. È stato un periodo un po' complicato fra visti, voli, visite da programmare, arrivi, non arrivi, insomma, però siamo contenti che siamo arrivati a un punto, abbiamo 3 americani. Anzi, 4 su 5 qui. Manca Carroll, che arriverà nei prossimi giorni. Sì, settimana prossima, quindi siamo avviati, pronti per questa nuova stagione. Una stagione che sicuramente, come ha detto Max, sarà molto importante. Abbiamo detto, oggi sono terminati i preparativi. Secondo te, guardando un po' tutto il livello del campionato,
nonostante crisi, pandemie, pericoli di squadre che non si dovevano iscrivere, eccetera, alla fine il campionato sembra un campionato competitivo con le vette Milano, Bologna, Venezia, Sassari, però tutto uno stuolo di squadre che si sono mosse in maniera interessante, tra cui TVB. Sì, come hai detto, tu hai citato già quattro squadre, ma ci aggiungerei la Fortitudo, ci aggiungerei Brescia. Molte squadre stanno facendo delle cose interessanti, Trento che ogni anno sempre ha una squadra competitiva, poi Cantù, anche Pesaro che piano piano sta costruendo una squadra che ha un senso secondo me, e quindi sarà una rivale. Ci sarà una bella mucchiata. Una bella mucchiata sicuramente, noi dovremo riuscire a tirarci fuori il più possibile, come diceva Max, da una partita all'altra o poche partite potrebbero segnare, decidere la stagione. Grazie, adesso cominciamo anche a vedere i giocatori. Christian Mekovulu, che è la novità, lui è il giocatore straniero che gioco forza è rimasto in Italia, quindi non deve fare la quarantena. Ciao Chris. Ciao. Noi l'abbiamo conosciuto già nei nostri spritz in centro a Treviso qualche tempo fa e adesso gli chiediamo come è stato l'ambientamento a Treviso in queste prime 3-4 settimane, come si è trovato a Treviso. How do you like Treviso? How did you spend your time in Treviso so far? Yeah, it's been pretty fun. It's been pretty good. No, going out sightseeing, seeing stuff. It's a nice city and looking forward to, you know, experiencing more. Allora, ha detto che sta andando tutto bene, insomma, ha visitato una bella città e spera di avere esperienza ancora di altre cose. Chiedigli se, perché abbiamo inaugurato lo spritz, se gli piace lo spritz, se ha capito l'importanza dello spritz. Do you like the spritz? You know what is spritz? Okay, it's pretty good. It's pretty good. They said it's like a, I guess it's like a, it's known in Treviso, so it's pretty good. I liked it. I've tried it once. Credo che si sia già espresso che gli piace molto. Bene, gli è piaciuto. Sei pronto per lavorare? Pronto? Are you ready to work? Oh yeah, I'm ready. I'm definitely ready. I'm excited, you know, first practice. I'm looking forward to it. I'm happy about it. Felice, eccitato di questo inizio, non vede l'ora. Non vede l'ora di iniziare, anche noi non vedremo l'ora di vedervi in campo. Grazie ragazzi, grazie Andrea, grazie Chris. L'applauso virtuale del nostro pubblico. Adesso vediamo chi ci propongono. Eccolo qui il capitano. Grazie Chris. Mi sono di qua? Sì. Matteo Imbrò, un veterano, ormai sei veterano. E Vittorio Bartoli invece un giovane, saranno importanti anche i giovani quest'anno perché è una squadra che punta anche sui ragazzi, è una bella opportunità, ma intanto sentiamo dal capitano, insomma avete finito le vacanze finalmente, adesso si lavora sul serio. Sì, sì, abbiamo iniziato stamattina con i test che sono previsti dalla Lega, sperando che tutto vada bene e di poter cominciare il prima possibile. Ecco, siete pronti ad allenarvi col fresco? Vi ho sentito che è un clima ideale qui per iniziare a lavorare. Vabbè, penso sarà un po' dura all'inizio, però poi ci si abitua. Tu da siciliano sei abituato al caldo? Sì, no, questo caldo è un po' diverso. Prima faceva un po' meno caldo, nel senso che tipo non era così umido. Però magari correndo, facendo qualche diciamo scatto, senti un po' meno la fatica. Quanta voglia avete di iniziare la stagione, di giocare, di trovare il campo? Ma sicuramente il poter iniziare gli allenamenti è già una grandissima cosa, perché essendoci fermati a marzo, qualsiasi sportivo non vede l'ora di allenarsi, di riprendere, di fare quello diciamo, che ama, che gli piace. E comunque sì, c'è gran voglia tra di noi, ma penso un po' tutto lo sport. Avete già fatto le matricole ai giovani o non sono previste? No, ancora no. Quando andremo in ritiro, vediamo, non siamo molto cattivi noi. La settimana prossima, da lunedì, al villaggio San Francesco di Caorle, che solitamente ospitava i nostri camp, quest'anno ospita, non è stato possibile ovviamente organizzare i camp per i ragazzi, ospita il ritiro della prima squadra. Vittorio, sarà una stagione importante? Sì. Perché mettete il naso in prima squadra a pieno diritto. Insomma. Sì, sarà sicuramente una stagione molto importante per me che dovrò affrontare con la massima umiltà e serietà. E sono consapevole che è comunque un'occasione importante e non vedo l'ora di iniziare.
sei pronto a lavorare molto molto duro in allenamento, perché sai che i giovani devono lavorare il doppio. Sì, è già comunque già l'anno scorso mi sono sempre allenato con loro, ma questa è una stagione un po' diversa e sì, sono pronto. Comunque i senior non sono molto cattivi nella nostra squadra. Ti è andata bene? Sì, mi è andata bene, però... Non c'era mai, ci sono gli americani, che può darsi che... Sì, è vero. Li dobbiamo ancora conoscerli. Grazie capitano, grazie Vittorio. Grazie. Ciao. Grazie, anche qui un applausone del pubblico, un po' asettica questa presentazione dal nostro punto di vista, ma sicuramente voi avrete tanto calore. Adesso entra il vice capitano Matteo Chillo. Ciao, ciao a tutti. E Lorenzo Piccini. Iniziamo da te, Lorenzo. Ormai sei un veterano, perché l'anno scorso insomma ha già fatto il suo esordio in Serie A, la soddisfazione di esserci ancora, di essere nel roster della prima squadra, di vedere il tuo nome in squadra di Serie A, tu che sei anche un giocatore locale tra l'altro. Sì, sono molto, molto felice dell'opportunità che mi è stata data appunto dalla società e cercherò di dare il meglio di me stesso. Cosa ti ha insegnato lo scorso anno? Ma mi ha insegnato a prendermi anche delle responsabilità, sicuramente questo è quello che mi ha insegnato di più, e di continuare a lavorare duro, che poi le soddisfazioni arriveranno. Tenersi sempre, sempre pronti, sempre perché la chiamata può sempre arrivare. Matteo, allora, ultimi giorni di vacanza fatti e adesso si inizia a lavorare, però immagino che non vediate l'ora. No, quello assolutamente è un po' che fremiamo, direi da febbraio, dovevamo concludere qualcosa di bello, secondo me. Però dai, è andata come è andata e adesso siamo qua, ci siamo, ripartiamo, siamo carichi, che dire, andiamo a calde. Un po' di curiosità quello assolutamente. Per la nuova squadra, anche per, penso anche da parte vostra, per i nuovi ragazzi americani che adesso stanno facendo la quarantena, sono arrivati quasi tutti, ma certo, sarà interessante vederli innestati nella squadra, speriamo il prima possibile. Sì, assolutamente, il fatto della curiosità secondo me c'è proprio ogni anno e tutte le stagioni, per vedere come anche insomma gli incastri, il puzzle, è molto bello e molto interessante, quindi cerchiamo di costruire al meglio possibile questo gruppo e poi di portarlo avanti facendo il meglio che si riesce. Ecco, l'avete già detto tu, Matteo Imbrò il capitano e David Logan dovrete essere un po' quelli che fanno capire, come ha detto anche l'assessore prima, fanno capire dove sono arrivati ai nuovi. Esattamente, siamo qua già da io la terza stagione, Matteo la quarta, David una e mezzo, due, diciamo, e insomma tante cose, tante piccolezze, dettagli che magari quando vai in un'altra città hai bisogno di sapere, dobbiamo anche sotto quel punto di vista lì farglielo notare. Comunque anche ragazzi nuovi, Joe e Nick, sono comunque della zona e anche loro ci daranno sicuramente una mano, ne sono certo, e bene così e costruiamo un bel gruppo. Grazie, grazie Matteo, grazie Vittorio, grazie Lorenzo, scusa. Ciao a tutti. Salutate il pubblico, siamo qui sempre in diretta dalla tenuta Santomè, ospiti della famiglia Spinazzè, grandi tifosi e grandi appassionati, oltre che sponsor di TVB. Abbiamo Nicola Achele che ci raggiunge e Giovanni Vildera, due delle novità, le due novità italiane del gruppo, tutti e due pseudo montebellunesi, tu di più, lui è nato a Montebelluna, quindi giocatori del territorio. Allora Giovanni, ci siamo trovati un mese fa circa per la presentazione sulle mura, da lì in poi insomma è aumentata la voglia di tornare in campo, di prendere il pallone in mano. Molto, molto, abbiamo cominciato un po' a allenarci con quelli rimasti qua, però veramente abbiamo tanta voglia di cominciare, uno perché da marzo che non giochiamo uno contro uno, una partita niente, e un po' perché comunque la nuova stagione, nuovi stimoli, insomma nuova avventura anche per me, insomma in particolare, non vediamo tutti l'ora di cominciare.
Cosa possiamo dire, Nicola, al pubblico trevigiano che è lì, saranno in migliaia quelli che sarebbero stati a Sant'Antonino a morire di caldo pur di vedervi, di applaudirvi, di toccarvi? Purtroppo tanti hanno detto peccato, quest'anno non si può fare un autografo, fare una foto, fare un selfie, però puoi dirgli qualcosa per rincuorarli e presto speriamo succederà. Beh, alla fine, prima cosa, sono contentissimo di essere qua e far parte di questa società storica comunque. Ai tifosi dico che quest'anno ci sarà da divertirsi, perché secondo me siamo una squadra che darà tutto in campo, sarà una squadra che farà divertire il pubblico secondo me, e ovviamente so che il pubblico nel bene e nel male ci sopporteranno sempre, e io per me stesso posso dire che darò il massimo ogni partita, lascerò tutto in campo e darò il meglio di me ogni partita. Tu hai anche obiettivo di confermarti in nazionale come giocatore azzurro, è una cosa a cui tieni molto, e potrebbe essere una stagione importante con tante responsabilità che anche in quella prospettiva potrebbe darti degli sviluppi visto che ci saranno gli europei. Sì, quello assolutamente è un mio obiettivo, ecco, la nazionale. È stato un onore, è emozionante per me vestire la maglia per la prima volta e so qual è l'importanza per indossare quella maglia lì, quindi diciamo un obiettivo mio è essere costante nel mio performance per essere chiamato più volte sempre con la nazionale. Ovviamente anche per questo ho scelto Treviso, perché ho parlato con Menetti e mi è piaciuto molto il progetto tecnico della squadra e mio, e quindi penso che qui posso continuare a crescere come giocatore. E non vedo l'ora assolutamente, come ha detto Gio, di iniziare ad allenarci, perché è veramente da tantissimo tempo e quindi non vedo, sono veramente super carico per iniziare. Però a vedere il primo allenamento, perché sarete tutti che saltano e corrono botte come pazzi, botte da orbi. Allora dai, salutiamo i tifosi e diciamogli che prima possibile li vogliamo vedere al Palavero, perché siamo noi più che altro che sentiamo la loro mancanza. Assolutamente, un gran saluto. Vi aspettiamo tutti numerosi come vi abbiamo sempre visto da fuori e dai, speriamo di vedervi tutti presto. Un saluto a tutti, non vedo l'ora di sentire il calore del pubblico del Palaverde, una cosa che vedevo da bambino e sono contentissimo, ecco, non vedo l'ora di sentire questo calore del pubblico e spero di vedervi presto. Grazie ragazzi, un applauso virtuale anche per voi e grazie di tutto. Grazie. Autoapplaudito, grazie. Ciao, voglio presentarvi anche i ragazzi, vediamo se ci stanno l'inquadratura, che ci daranno una mano in questa stagione del settore giovanile: Matteo Nardin, Edoardo Ronca e Davide Poser. Fatevi vedere, salutate. Ciao ragazzi, siete pronti a sgobbare, a portare le borse, le matricole? Abbiamo fatto esperienza. Grazie anche a voi. E la chiusura, vediamo se c'è anche il dottor Motta, che dovrebbe essere. Il dottor Motta è qui. Allora, noi vi ricapitoliamo un po' quello che sarà il programma della squadra. Questi prossimi due giorni di lavoro prettamente individuale, prima del secondo tampone, poi lunedì la partenza per il villaggio San Francesco di Caorle, dove la squadra resterà lì tutta la settimana. Martedì sera ci sarà una presentazione a Caorle in piazza, un saluto voluto dall'amministrazione comunale di Caorle, che ha ospitato TVB insieme al gruppo Biasuzzi del villaggio San Francesco. Salutiamo anche Lele Donà, che è passato di qua, anche il nostro fotografo. Sei pronto a fotografare tutti i ragazzi? Prontissimo anche quest'anno. Chi è il più fotogenico secondo te? Fotogenico Killo. Vabbè, dai, si sa, no? Sì. Carino. Killo è un grande. Ma anche gli altri, insomma. Anche tu sei grande. Io sono bellissimo. Grazie Michele Gregolin, torna a fare le foto così non abbiamo tempo. Adesso è arrivato, a proposito, quello che doveva aprire i lavori. A proposito di fotogenici, c'è il dottor Mott. Vieni Doc, siamo in diretta. Quindi, siamo in diretta. Sì. Togliti pure gli occhiali. Puoi toglierti gli occhiali, da bel tenebroso. Ecco. Grande Doc, un veteranissimo ormai, perché quanti raduni hai fatto nella tua carriera? 35, 40, ecco.
Però un raduno così non l'avevi mai fatto. No, tutto. Così effettivamente no. Senza, il pubblico senza... è lì, dentro quella telecamera. Ciao pubblico. Che sta sicuramente salutando, magari sono all'aria condizionata, quindi quest'anno sì, se la passano sì, anche sì. Meglio. Meglio. Angelo, un momento importante anche per lo staff medico, perché soprattutto in questi giorni c'è tutta questa trafila di primo tampone, secondo tampone, test serologici, americani in quarantena, insomma massima attenzione. Certo. Dal vostro punto di vista dello staff medico? Massima attenzione, stiamo aspettando direttive nuove dal Ministero della Sanità, sembra ci sia qualche spiraglio per ben sperare in una riduzione della quarantena. Riduzione di giorni? Sì, una questione di giorni, potrebbe esserci qualche giorno in meno da rispettare come quarantena per la tipologia di lavoro che i nostri ragazzi fanno. Naturalmente devono fare entrambi i tamponi, devono fare il test sierologico e dovranno fare dei test sierologici ripetuti nel tempo anche durante sia il ritiro precampionato che durante la fase competitiva, la fase campionato. Anche se le regole potrebbero ancora però c'è questa incertezza dalla commissione medica della federazione è stato inviato un'interrogazione e anche una proposta di protocollo al Ministero della Sanità che per ora non l'ho ancora recepito. Oggi dovrebbe essere il giorno cruciale, dovrebbero incontrarsi il Ministero della Sanità con i responsabili della federazione e dare una risposta definitiva. Abbiamo qualche speranza che venga un po' snellito. Se non dovesse essere, i ragazzi americani dovranno farsi i loro 15 giorni di quarantena come qualsiasi altro. E poi iniziare il tampone o lo fanno prima? No, il tampone noi lo facciamo già la settimana prossima a tutte e due, non a casa, in macchina. Ah. Abbiamo avuto la collaborazione del personale della casa di cura Giovanni XXIII di Monastier, che farà sia i tamponi che i prelievi di sangue in macchina ai ragazzi. Perfetto. Con tutte le precauzioni dettate dal particolare periodo di attenzione che bisogna avere. Bene, allora noi vi ringraziamo Alan Spinazzè, anzi se ci fosse qui Alan potremmo farlo salutare, ma probabilmente è andato a versare il vino. Comunque ringraziamo Alan e William Spinazzè che ci hanno ospitato, ringraziamo ovviamente tutta la squadra, ringraziamo voi che siete stati così pazienti da seguirci in diretta per una volta, una presentazione strana, è stato un 2020 tutto strano, ma noi ci dobbiamo adattare e soprattutto dobbiamo sperare che la nostra squadra prima o poi possa essere vista al Palaverde, perché speriamo, giocare a porta chiusa sarebbe veramente certo. Brutto, certo. Anche lì siamo in attesa, vediamo se arriva qualcuno per i saluti finali. Anche lo sport è uno spettacolo, uno spettacolo senza pubblico è veramente sarebbe brutto, visto che poi le discoteche sono aperte. Alan, vieni a salutare perché siamo a casa tua e il padrone di casa, la chiusura spetta al padrone di casa. Ciao Alan. Ciao a tutti, ciao Angelo. Ciao. Qui è nato il consorzio Universo Treviso, praticamente è stata la prima riunione. Grazie Angelo, può andare, c'è il rinfresco. Qui è nato Universo Treviso e qui inizia una stagione molto importante di TVB, la stagione 2020-21. Esatto, è bello esserci. È bello esserci, e grazie, è un onore per noi avervi ospitato. E io la definisco dal roster una stagione spumeggiante e speriamo che sia così, insomma. Bene, noi vi ringraziamo, grazie per l'attenzione e ci sentiremo presto, già la settimana prossima, perché abbiamo intenzione di mostrarvi in diretta parte un po' del ritiro di TVB al mare, al villaggio San Francesco. Grazie ad Alan Spinazzè, grazie alla tenuta Santomè e forza TVB. Grazie a tutti, è iniziata la stagione, forza.